partiti. Il primo tocco è della compagine del Mauten che gioca con la divisa biancorossa. E intanto attenzione, subito il Pordenone davanti e c'è la rete. Nemmeno 15 secondi e c'è la rete del numero 9 Federico Gerardi, che si presenta al meglio davanti ai suoi tifosi. Calcio dalla bandierina sul settore di sinistra, arriva al cross a girare, svetta, libera la difesa del Mauten, ma la conclusione è la deviazione e c'è il raddoppio del Pordenone. Il cross al centro di Boniotti, la marcatura c'è sembrata di Parodi. Palla filtrante, si incuna in area, la conclusione e la rete. Terza marcatura del Pordenone. 3 di Misuraca per Martignago, Martignago salta al portiere, pallone numero di Martignago e la rete. Tra gli applausi del pubblico, dei tifosi del Pordenone, quarta marcatura per i neroverdi, ancora Martignago, doppietta personale per lui quest'oggi sino ad ora. Misuraca per Buratto, il pallone respinto e poi arriva la conclusione di Burrai, anche lui sull'errore dell'estremo difensore del Mauten mette la firma sul tabellino dei marcatori, 5-0. Ma sicuramente sappiamo che il coach l'anno scorso, attenzione, bellissima rete di De Anna in semirovesciata, 6-0 per il Pordenone. Davvero un buon colpo quello del numero 15, giovanissimo. Pordenone comunque che con i suoi ragazzi prova a riaccelerare subito i ritmi. Raffini, passaggio filtrante, la conclusione, la rete di Buratto. Bella conclusione di sinistro di Buratto che firma la settima marcatura di giornata. Raffini salta l'estremo difensore e il direttore di gara concede il calcio di rigore e c'è la rete. 8° centro del Pordenone con Burrai, è doppietta anche per lui, eccolo qua, triplice fischio finale. Il Pordenone si impone con un rotondo 8-0.